Passiamo all'oggetto numero 2, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere De Luca. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce non da segnalazioni, diciamo, di cittadini, le decine, centinaia di segnalazioni che ormai arrivano, diciamo, quotidianamente rispetto a quello che è lo stato di disagio per quanto riguarda la sanità umbra in generale e in particolar modo, diciamo, quello dell'Umbria meridionale. Ma diciamo, questa interrogazione nasce da una nota dell'azienda ospedaliera di Terni che, a fronte addirittura, diciamo, di una nota, un'uscita pubblica da parte di alcuni assessori, non farò i nomi, che segnalavano, diciamo, le gravi, ripeto, situazioni di criticità e di disagio di cittadini che si sono ritrovati a dover fare file estenuanti per l'accesso al pronto soccorso, persone che venivano sostanzialmente, ripeto, anche con problemi, persone anziane, persone che avevano, diciamo, difficoltà anche, ripeto, a poter vivere ore e ore di attesa senza alcun tipo di, diciamo, supporto, e che invece purtroppo si sono ritrovati a dover vivere questa situazione. Quindi queste, diciamo, l'azienda ospedaliera di Terni, di fronte a questi disagi, ha, ripeto, attese che hanno superato le 24 ore, ha precisato che nella giornata, leggo testualmente, del 22/2/2023 si è registrato un afflusso eccezionale di pazienti, avendo registrato 149 persone nelle 24 ore di accesso, con punte massime di 90 persone contemporaneamente, contro una media di 100 accessi al giorno, con punte massime di 50 pazienti contemporaneamente, precisando inoltre la nota che tali dati sarebbero sovrapponibili a quelli del pronto soccorso del Policlinico Gemelli e secondi solo a quelli dell'Umberto I, l'ospedale più grande d'Europa. Quindi le cause di una simile situazione non sono, questo diceva l'azienda ospedaliera, ascrivibili al lavoro del personale sanitario del pronto soccorso, che ha saputo come sempre gestire con competenza e professionalità le richieste di assistenza da parte dei pazienti, seppur per numeri decisamente superiori, ma sostanzialmente la situazione è derivante, quindi non aveva materialmente la possibilità di ricoverare i pazienti in attesa. Il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Santa Maria non può essere considerato come l'unica interfaccia con i servizi sanitari dove trovare soluzione a tutti i bisogni di salute. A tale proposito si ribadisce la necessità che vengano riattivati, come da delibere di giunta regionale, questa a dirlo è l'azienda ospedaliera di Terni, il pronto soccorso e 30 posti letto di medicina presso l'ospedale di Narni. In mancanza della realizzazione di queste azioni che attendiamo con ansia, è possibile che situazioni simili a quella del 22 possano sostanzialmente ripetersi. Quindi ribadisco, non sono le dichiarazioni, diciamo, di cittadini imbufaliti e stremati dai disagi, non sono le dichiarazioni di, diciamo, oppositori o altro, ma sono le dichiarazioni dell'azienda ospedaliera di Terni. Quindi, ritenuto che sostanzialmente è necessario e indifferibile il potenziamento e l'integrazione dei servizi sanitari dell'azienda ospedaliera Santa Maria con quelli offerti dalla ASL 2, ne abbiamo parlato più volte, la nostra proposta sul tavolo era quella di una, viste, diciamo, questa continua volontà di dover fare questa integrazione verticale fra le aziende ospedaliere e riuscire invece a fare un'integrazione orizzontale finalmente fra, diciamo, le ASL e le aziende ospedaliere. Si parla, ma poco si fa sotto questo punto di vista. Di fronte a una desertificazione dei servizi sanitari, cioè di fronte alla sensibilità, io vorrei portarvi a parlare con qualsiasi cittadino, con vostri elettori,
e chiedere, facciamo un'azione a campione e chiediamo alle persone a Terni qual è, diciamo, la percezione, l'esperienza, il vissuto personale di ognuno nei confronti di come è cambiato nel giro di pochi anni, in particolar modo, diciamo, dopo la gestione dell'ultimo direttore generale, la situazione dell'ospedale di Terni. Quindi assistiamo a una desertificazione dei servizi sanitari che invece potrebbero fare da filtro agli accessi al pronto soccorso del Santa Maria di Terni, in primo luogo, come diciamo detto dall'azienda ospedaliera, il pronto soccorso di Terni. Quindi si interroga la Giunta, consapevoli che tanto, diciamo, l'assessore ci risponderà che va tutto bene, per sapere se, quindi, se sia a conoscenza dei fatti esposti, diciamo, che sono avvenuti nelle giornate antecedenti la nota dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, e se quanto esposto relativamente ai dati sull'afflusso al pronto soccorso sia realmente confermato. Quindi sono, diciamo, dichiarazioni importanti quelle fatte, in particolar modo nella comparazione fra gli ospedali di Terni e gli ospedali romani. Quindi, a tale riguardo, quando si intende effettivamente riattivare, come richiesto, il pronto soccorso, i 30 posti letto di medicina presso l'ospedale di Terni, e se sono in programma ulteriori azioni, indicando quindi le relative tempistiche, un cronoprogramma per attenuare la drammatica situazione di afflusso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. Grazie. Prego, assessore Coletto. L'azienda ospedaliera di Terni è un ospedale classificato nella rete regionale come presidio ospedaliero di secondo livello. In base agli standard definiti per i presidi di secondo livello previsti al DM 70, l'ospedale di Terni è sede di unità operative previste per il presidio di secondo livello che sono definite con DEA di secondo livello, nodo hub delle reti tempo dipendenti, centro traumatologico specializzato, hub per la rete cardiologica, stroke unit di secondo livello per l'ictus, punto nascita di secondo livello con neonatologia, nodo hub per le altre reti cliniche, quali ad esempio la rete oncologica, medica e chirurgica, breast unit. Per quanto attiene alla rete ospedaliera, nell'emergenza di base, rispetto agli standard del DM 70 2015, è una struttura che, essendo DEA di secondo livello, è catalogata come struttura che deve garantire un numero di accessi annui appropriati al pronto soccorso superiore a 70.000. Si riportano di seguito i dati di accesso stratificati per codice negli ultimi anni. Nel 2019 gli accessi sono stati 45.000, nel 2020 sono stati 31.000, nel 2021 sono stati 35.000. Nel 2022 41.548. Dai dati si evince che il DEA sostiene un numero di accessi inferiore a quelli previsti per i DEA di secondo livello e la gestione dei codici bianchi si aggira intorno al 10%. Specificità dell'attuale situazione. In questi ultimi giorni si è avuto un aumento degli accessi al pronto soccorso di Terni e i dati comunicati al direttore del pronto soccorso evidenziano, nello stesso arco temporale, abbiamo l'accesso di 355 pazienti con una percentuale di ricoveri del 25,9. Il confronto con lo scorso anno, nello stesso periodo, evidenzia 294 passaggi con una percentuale di ricovero del 28,6. Dal 1 gennaio ad oggi sono stati valutati 5.955 pazienti, 27% di ricoveri, contro i 4.971 nello stesso periodo del 22 col 32% di ricoveri. Questo trend proietta i dati al di sotto del valore minimo di riferimento per un DEA di secondo livello. In questo periodo si rileva un problema di sovraffollamento, ma tutto il resto resta sempre al di sotto degli accessi che deve garantire questo tipo di struttura. Va ricordato che il problema del sovraffollamento è oggi un problema per tutti i pronto soccorsi e dipende da diversi fattori. Il direttore del pronto soccorso ospedale di Terni ha inviato una relazione nella quale si evince, proprio a tal fine, sono state messe in atto diverse misure di ottimizzazione a livello organizzativo e funzionale, quali
la riattivazione dell'osservatorio breve intensivo, una maggiore integrazione con la medicina d'urgenza, il potenziamento di specifici PDTA, la collaborazione con gli specializzanti di medicina d'urgenza ai quali si è cercato di dare la più ampia autonomia possibile, sempre rimanendo nell'ambito della sicurezza, la piena collaborazione con Sitro per inviare personale di supporto sia in orario diurno che notturno, la presenza del personale volontario della Croce Rossa a supporto dell'attività sanitaria a carattere sociale, il potenziamento della comunicazione con l'utenza esterna, non solo incrementando la comunicazione stessa, ma anche istruendo il personale host e steward ad accogliere con maggiore attenzione le necessità dei familiari, oltre che dei pazienti. Garanzia delle norme igieniche, i pazienti non autosufficienti vengono sottoposti regolarmente ad igiene personale. La collaborazione di tutto il personale ospedaliero, soprattutto della COSP, per recuperare le barelle aggiuntive. Tuttavia il crescente stazionamento e l'aumento degli accessi sopra evidenziato ha generato, soprattutto in questi ultimi giorni, notevole difficoltà organizzativo-assistenziale con la presenza costante di circa 80 pazienti presenti nell'area di PS, che necessita di spazi adeguati per tale flusso di pazienti e per una garanzia delle separazioni di percorsi. Inoltre, stante la situazione, è stata richiesta la collaborazione della centrale operativa del 118 al fine di ridurre il numero degli accessi al pronto soccorso e di indirizzare i pazienti ad altre sedi, perlomeno quelli a bassa intensità di cura, dovendo ovviamente garantire tutto quanto relato alle patologie tempo dipendenti e ai codici di maggiore gravità. In atto anche la collaborazione con altri presidi ospedalieri della rete per accogliere possibili trasferimenti, tuttavia la stragrande maggioranza dei pazienti e dei familiari hanno palesemente rifiutato la proposta di trasferimento. Parallelamente le unità operative favoriscono le dimissioni, ma molte sono di tipo protetto. È stato attivato il team multidisciplinare di bed manager, di prossima attivazione di progetto sperimentale ambizioso e innovativo dell'ambulatorio dei codici verdi e bianchi, strutturato in azienda ospedaliera, medici del pronto soccorso e della US Umbria 2 MMG interessati. Tale progetto può partire solo dopo alcuni aggiustamenti logistici e adeguata formazione dei giovani colleghi medici che devono obbligatoriamente essere istruiti all'interno del programma di affiancamento in PS e sulle modalità organizzative del presidio ospedaliero. Le ulteriori azioni previste, sono state previste ulteriori azioni specifiche dal DL 34 del 2020 per la gestione di percorsi e gli interventi di adeguamento della rete emergenziale. Per l'ospedale di Terni è previsto la realizzazione di una struttura di 220 metri quadri dedicata alla gestione in pronto soccorso dei casi Covid, ampliamento dell'attuale pronto soccorso al fine di ampliare gli spazi destinati appunto al PS, separare i percorsi, attivare spazi idonei per specifiche condizioni cliniche. Alla data odierna i lavori non sono ancora stati attivati per la revisione della progettualità. Sempre con le diverse risorse del DL34 si è provveduto ad acquistare un'ambulanza di tipo A assegnata all'azienda ospedaliera di Terni e operativa prevalentemente nell'area sud della regione. Gli interventi di potenziamento della rete di emergenza territoriale sono orientati a garantire anche il trasporto intraospedaliero con personale strutturato. Con la DGR 803 dell'agosto del 22, recepimento dell'accordo tra il Governo e le Regioni autonome di Trento Bolzano del 1 agosto 2019, sui documenti di linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, nazionali per lo sviluppo appunto del piano di gestione e sovraffollamento del piano dei pronto soccorso, sono state recepite le linee di indirizzo nazionali per attivare 5 codici triage a partire dal 2023, riorganizzare l'organizzazione del PS con gestione del lobby per il sovraffollamento. Tali documenti redatti da uno specifico gruppo di lavoro, nel quale fa parte anche l'azienda ospedaliera di Terni, sono in fase di ultima revisione di stesura per la successiva adozione. Fra questi, il piano di gestione del sovraffollamento richiederà poi un ambito aziendale con un confronto molto più ampio con tutti gli attori per garantire tutto il processo. Sono stati intanto attivati 5 codici a partire dal 9 gennaio del 23 e sono stati strutturati corsi di formazione per i 5 codici e per i bed manager che seguiranno corsi di formazione durante tutto l'anno per l'attuazione delle linee di indirizzo.
Per quanto attiene l'ospedale di Narni, nella programmazione regionale è previsto che sia un ospedale di base per acuti, come previsto dal DM 70, e quindi sarà adottato il pronto soccorso H24, anche se al momento per carenza di risorse operativo H12. L'azienda Usumbria 2 si è impegnata a reclutare personale per ripristinare l'H24. Nel frattempo sono attivi 14 posti letto di medicina e entro fine marzo saranno attivi 20 posti letto di comunità. Per quanto riguarda il finanziamento, in ultimo si sottolinea che l'azienda ospedaliera di Terni riceve annualmente uno specifico finanziamento a funzione, come previsto per tutte le aziende ospedaliere che, a differenza dei presidi territoriali, sono finanziati pro capite pesato, per garantire appunto il funzionamento del pronto soccorso in ospedale sede di DEA di secondo livello, e per l'anno 22 è pari a 6.873.000 euro. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere De Luca. Quindi, preso atto che la Giunta regionale ha scaricato totalmente l'azienda ospedaliera di Terni, smentendo quello che era stato posto e detto, preso atto che diciamo dopo 4 pagine di lettura l'assessore Coletto ci ha risposto sostanzialmente che non verranno riattivati i posti richiesti diciamo sull'ospedale di Narni, a questo punto io sinceramente ho tremato, perché quando ha incominciato con la filippica sul DM70 ho detto qui faremo la fine dell'ospedale di Spoleto, praticamente chiuderanno l'ospedale di Terni e chiuderanno il pronto soccorso, perché alla fine andava a finire in questa maniera. Preso atto di questo, io credo che sia indegno che la regione Umbria si comporti in questa maniera di fronte, ripeto, a questioni che sono poste dall'azienda ospedaliera di Terni. A questo punto cacciate Casciari, cacciatelo via. Se l'azienda ospedaliera ha mentito e ha detto delle cose che non sono vere, a questo punto cacciatelo, perché se l'azienda ospedaliera non è in grado, come lei ha detto Assessore, di garantire i LEA e di garantire i livelli essenziali, allora a questo punto dovete cacciare pure Casciari. È inaccettabile questo discorso, veramente è inaccettabile. Io non so più che presci prendere.